Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. Nel primo video del canale avevo parlato delle tipologie di visti che possono essere rilasciate dall'ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia. In questo secondo video parlerò invece di come è strutturata la quarantena una volta arrivati nel paese. La prima cosa che ho dovuto fare una volta arrivato all'aeroporto di Taoyuan è stata quella di acquistare una carta SIM con numero taiwanese. Questa carta SIM è richiesta dall'ente sanitario in quanto direttamente all'aeroporto verrà fatto un test anti-Covid della saliva. Quindi, dopo aver acquistato la SIM, aver fatto i vari controlli alla dogana e vari documenti, sono uscito dall'aeroporto. La prima cosa che ho dovuto fare una volta uscito dall'aeroporto è stata il test Covid per la saliva. Una volta fatto il test Covid e consegnato tutto, mi è stato dato questo adesivo che deve essere applicato sulla propria maglia e in pratica il lasciapassare per uscire veramente dall'aeroporto. Però attenzione, no? Non si può uscire dall'aeroporto con i propri mezzi, ovviamente, ma si deve prendere un taxi del costo di 2.660 dollari taiwanesi. Una volta preso questo taxi, si verrà portati all'hotel quarantena che si è scelto precedentemente. Mi trovo attualmente in questo hotel quarantena, lo Shi Xuan Hotel di Kaohsiung, e dovrò stare in questo hotel per 3 più 4 giorni. Vediamo insieme come sono strutturati. Allora, con il termine 3 più 4 giorni si intende, allora, i primi 3, che in realtà sarebbero 4, in quanto vengono contati dal giorno 0, ovvero dal giorno in cui arrivo in albergo, faccio il check-in praticamente. Questi 4 giorni in totale sono giorni in cui devo restare semplicemente dentro la mia stanza, non posso uscire da quella porta. E posso soltanto aprire quella porta per prendere il cibo che viene consegnato a colazione, a pranzo e a cena. Ovviamente non posso uscire dalla porta, però posso aprire la porta e fare un video di quello che c'è fuori. Ovvero qui c'è un tavolino. Questo è il tavolino sul quale viene appoggiato il cibo che viene portato ogni giorno e dove ovviamente qua fuori dovrò lasciare la spazzatura ogni giorno. Il cibo viene portato in stanza 3 volte al giorno, ma non le bevande, in quanto viene soltanto fornita l'acqua. Questo cassone d'acqua era già presente nella stanza quando sono arrivato. Come potete vedere, è una cassa d'acqua con 24 bottiglie da, mi sembra, 75 centilitri. Anzi no, 58. Rimanendo in tema acqua, i bagni taiwanesi hanno una particolarità molto importante che adesso vi farò vedere. Come potete vedere qua sotto, il lavandino del bagno della mia camera d'albergo della quarantena ha 2 rubinetti, uno centrale che è quello per l'acqua normale, calda oppure fredda, mentre questo rubinetto qua di destra è un rubinetto che eroga acqua potabile, ovvero acqua filtrata che si può bere direttamente. Quindi posso dire che l'acqua in questa stanza non manca assolutamente. Se nei normali alberghi troviamo una volta entrati la lista dei drink o dei servizi accessori, qui in realtà non ho trovato niente di tutto ciò, ovviamente, in quanto sono presenti scritte sia in lingua cinese tradizionale che in inglese le regole per stare, per vivere nell'hotel quarantena, ovvero andiamo a vederle. La prima regola ovviamente è quella di non è, diciamo, consentito uscire dalla propria stanza. E chi viene trovato dalle tantissime telecamere che sono direttamente nel corridoio oppure anche negli ascensori dell'albergo, chi viene trovato fuori dalla propria stanza verrà multato di una cifra che può ammontare fino a circa 33.000 euro, ovvero 1 milione di dollari taiwanesi. Fumare non è consentito, quindi chi fuma avrà dura vita a sopravvivere a 3 più 4 giorni di quarantena. E deve essere ogni giorno controllata la propria temperatura del corpo e scrivere i risultati
su un modulo. E ovviamente se ci si sente male o si ha qualche sintomo possibile del Covid, si dovrà chiamare il Dipartimento di Sanità. E poi la quarta regola qua sotto specifica che, come abbiamo detto, il cibo e altri oggetti necessari verranno posizionati di fronte alla propria stanza. E anche questo, la quinta regola, molto interessante, che la pulizia della propria stanza deve essere fatta in maniera autonoma durante il periodo di isolamento. E ovviamente anche qui parlano dell'argomento che abbiamo già parlato, ovvero della spazzatura che deve essere lasciata fuori senza che perda alcun liquido o contenuto. Bene, per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo video sulla quarantena a Taiwan, mettete un like, commentate e soprattutto iscrivetevi per continuare a scoprire le mie avventure a Taiwan. Ciao!